In piazza per coltivare solidarietà. Domenica 22 settembre torna nel centro storico di Padova la grande festa provinciale del volontariato e della solidarietà. Da Piazza dei Signori a tutte le altre piazze del centro storico patavino, fino ad arrivare al cortile di Palazzo Moroni, saranno le location di questo grande appuntamento con la solidarietà. Assessore, piantiamola, coltiviamo la comunità. Con questo slogan si apre la decima edizione del Festival del Volontariato. Come è stato detto, non è una semplice esposizione di varie associazioni di volontariato, ma è proprio una festa in cui queste associazioni di volontariato vengono, si integrano con le altre, mostrano quello che fanno, attirano altre persone a fare volontariato. Questo è molto importante perché è un cambio culturale di cui abbiamo bisogno anche nel nostro paese. C'è un po' tutto il volontariato nelle sue varie espressioni, in tutto il centro di Padova, ci stiamo sempre di più allargando e questo è molto bello. Ringrazio il Centro Servizi Volontariato per questo, ringrazio l'USECI e tutte queste associazioni perché fanno vedere quanto di buono abbiamo in questa comunità e stimolano altri a inserirsi nel volontariato. Quindi veramente un grazie da parte dell'amministrazione. Chi ha fatto volontariato diventa un cittadino migliore e domenica in festa si potrà toccare con mano il valore dei volontari. Oltre 200 le associazioni presenti nelle vie e piazze, come sempre suddivise per grandi aree tematiche. È una manifestazione che, per quanto sia di festa e di gioia, porta ad uno sviluppo della solidarietà, di un concetto, ma anche di un'operatività della solidarietà, senza la quale l'inclusione sociale per il nostro settore, in questo caso dei disabili, di 2.500 disabili e di 50 associazioni familiari, non avrebbe senso, non avrebbe capacità di potersi mostrare, di poter poi fare in modo che la società stessa non solo li accolga, ma possa sviluppare un senso solidaristico. A fare da cornice alla festa, anche quest'anno viene organizzato il Festival delle Bande Musicali e Majorette nel cortile di Palazzo Moroni. Altro appuntamento a cui non mancare è il mercatino della solidarietà nella loggia della Gran Guardia, il cui ricavato servirà a sostenere i diversi progetti operativi dell'AIL. Domenica 22 faremo in tutte le piazze della città un incontro di tutte le associazioni alle quali siete invitati, per vedere cosa fa il volontariato e la promozione sociale a Padova.